Che è già a posto. Perfetto. Partiamo proprio dagli elementi essenziali del dato, dottor Calia. Quali sono le caratteristiche principali del rapporto Caritas Migrantes del 2012? Io partirei anzitutto dallo slogan scelto per questo 22esimo rapporto. Sono 22 anni che Caritas e Migrantes pubblicano questo approfondimento sul mondo dei migranti, ad indicare qualcosa di occasionale, ma come una realtà ormai diventata strutturale nel nostro paese, nella nostra società. Siamo negli studi di Radio Calaritana, l'emittente radiofonica della Curia Arcivescovile di Cagliari. Roberto Comparetti, che ci racconta l'attività della radio, in particolare il canale informativo, che ha un'attenzione particolare sul sociale. Radio Calaritana da sempre ha avuto questa attenzione per il sociale, sia perché c'è un editore particolare, sia anche perché riteniamo che quel che riguarda le persone sia ciò che ci interessa. Quindi abbiamo sempre dedicato spazio, l'abbiamo fatto attraverso i segmenti informativi che quotidianamente vengono prodotti dalla radio, con particolare attenzione alle fasce più deboli, penso alle famiglie che hanno dei figli disabili, possono essere anche gli immigrati, ai poveri, cioè realtà che necessitano di tutta l'attenzione che spesso i media loro non riservano, e quotidianamente viene fatto un lavoro di questo genere dalla produzione informativa. Ci sono poi degli spazi appositi riservati nel fine settimana dove approfondiamo rispetto al minuto e mezzo classico, ai due minuti che riserviamo nel corso dei nostri radiogiornali, nei quali diamo voce alle persone che quotidianamente si impegnano, che siano esse politici, operatori volontari o stessi fruitori dei servizi. Questo perché riteniamo nostro dovere dare voce a chi spesso non ha voce. Che storie ci sono dietro? Vi arrivano riscontri anche in prima persona dai soggetti che usufruiscono magari di assistenze particolari? Solitamente i riscontri li abbiamo spesso dalle associazioni di volontariato che contattiamo, le quali ci riferiscono di persone che hanno ascoltato la trasmissione, che si sono sentiti coinvolti e che hanno magari mandato una mail per ringraziare l'associazione di aver dato voce a loro. È capitato nell'ultimo periodo soprattutto per ciò che riguarda il sostegno scolastico. Abbiamo fatto più di un servizio anche di approfondimenti dedicati al problema della disabilità, dell'inclusione sociale, e abbiamo visto che anche le associazioni ci sono state, come dire, vicine nel riportare la voce di coloro i quali hanno vissuto o vivono determinate situazioni. Quanto bisogno c'è di informazione sociale in Italia, ma in particolare in Sardegna? Credo tantissima, perché è importante dare voce a chi spesso voce non ne ha. Noi siamo abituati ad avere sugli schermi televisivi, sulle pagine dei giornali, o in fase di emergenza, oppure non li vediamo per niente. Invece quotidianamente ci sono tantissime persone che cercano di andare avanti nonostante le difficoltà, nonostante i problemi che possano vivere, e nonostante anche a volte alcune situazioni paradossali della pubblica amministrazione che non mette in condizioni di fruire dei servizi che queste persone a loro sono riservati. E credo che da questo punto di vista i servizi sociali svolgono un ruolo importante. È meglio quindi evidenziare il lavoro che i servizi sociali, siano esse provincia, comune o regione, fanno e mettono in evidenza. La radio ha una diffusione quasi regionale, che numeri più o meno avete? Ma noi abbiamo fatto delle rilevazioni secondo quanto ci hanno detto le società specializzate. Il bacino d'utenza sfiora i 900.000 abitanti e la maggior parte dei nostri ascoltatori segue la radio nel corso del fine settimana. Abbiamo scoperto che i picchi di ascolto li abbiamo il sabato e la domenica, e su una media di una 20.000 persone nell'arco del fine settimana. Questo significa che ci sono tantissime persone che evidentemente si muovono e che ci seguono. Il bacino arriva sostanzialmente a metà Sardegna, arriviamo intorno alla zona di Macomer, quindi copriamo relativamente almeno metà dell'isola.